Ho sempre sognato un pavimento in cotto per la mia casa, come quello del casale di campagna di mia nonna. Tuttavia, sul tema del pavimento in cotto, ho visto che le informazioni sono tante, sono spesso molto confuse. Oggi con Sistema Casa voglio provare a fare chiarezza e ne parlo con Matteo Brioni della Fornace Brioni di Gonzaga. Ciao Matteo, benvenuto su Sistema Ciao Casa. Daniele, grazie. Matteo, parliamo di pavimenti in cotto. Sì. Io vedo che qui camminiamo su un campionario eccezionale di colori, di formati, di finiture differenti. Cerchiamo di fare un po' ordine in questo panorama. Sicuramente. Noi produciamo pavimenti in cotto dal 1920 e lo ritengo tuttora il miglior materiale in assoluto per una Quindi pavimentazione. diciamo tu sei il distillato di una sapienza che si Sì, tramanda da di qualche generazione. 4 generazioni. I pavimenti in cotto sono pratici, sono comodi, sono belli e hanno comunque un aspetto che appunto ricorda la nonna, ci ricorda La il nostra castello, la nostra tradizione. tradizione, che quindi si abbinano in qualsiasi contesto. Prima di tutto, di che formati stiamo parlando? Cioè, sono obbligato nella scelta, ad No, esempio, ad avere dei il limiti? pavimento in cotto, parliamo del cotto fatto a mano, essendo stampato a mano ti lascia la massima libertà assoluta nella scelta del formato. Passiamo da un 10-10, da esagonette, da rombi, da qualsiasi Qua vedo ad formato, esempio, no, dei sì, formati esagonali. esagonali, greche, pezzi piccoli, 5x5, 8x8, per arrivare ai grossi formati come il 50-50 o i rettangolari. Parliamo anche di un materiale che ha un certo spessore, no? Sì, Un corpo, cioè non no, dobbiamo immaginare la piastrella di 8 mm. no, questo è anche un altro dei pregi, poi spiegheremo anche E lo vedo perché. bene qua, Sì, no? il materiale tendenzialmente ha degli spessori che variano dai 2,5 cm ai 3,5 cm. Hanno superfici diverse, hanno superfici rustiche, sabbiate, levigate, e le levigate in particolare mettono in risalto il colore e la texture dell'argilla, Quindi, l'impasto con cui sono ecco, l'altra formati. cosa è, possiamo avere un pavimento in cotto non solamente nel tradizionale color cotto, ma Sì, vedo che ci sono tante miscele di colorazioni differenti, no? Cioè, tantissime questi non sono colorazioni. smaltati, non sono No, no, colorati, è no. proprio l'impasto che nasce di questo colore. L'impasto è la base del materiale, cioè qua è sempre argilla, quindi anche questo è un vantaggio perché non avrai mai una superficie colorata, ma tutta pasta il colore viene mantenuto, quindi la durata del pavimento è eterna, tant'è che Esatto, è un pavimento eterno, c'è un no? grosso mercato del recupero anche. Ecco, c'è spesso il luogo comune che il pavimento in cotto è un pavimento molto delicato, che tende a macchiarsi, che ha bisogno di trattamenti particolari. Cosa possiamo dire al riguardo? Il pavimento in cotto, essendo un materiale naturale, richiede un trattamento, diciamo, per facilitare l'uso, semplicemente per quello. Questo trattamento è semplice, viene fatto con delle cere, però una volta trattato il pavimento ti lascia una libertà, E questo incredibile. trattamento va rinnovato con una certa frequenza? Semplicemente quando si lava si mette magari un bicchiere di cera dentro all'acqua e si lava il pavimento. Quindi poi il pavimento risulta essere comunque un Sì, pavimento sempre impermeabile, un bello. pavimento resistente, non pone, diciamo, particolari problemi di cura. Per quanto riguarda invece, ad esempio, la manodopera, è difficile trovare qualcuno che metta in opera un pavimento in cotto? I pavimenti in cotto vengono ormai posati quasi sempre a colla, quindi Quindi come un pavimento normale. un pavimentista tradizionale riesce a posarlo. E per quanto riguarda le fughe, ad esempio, la distanza, no, tra una maiolica e l'altra, ecco, gli effetti che si Sì. possono ottenere. Noi forniamo anche il materiale rettificato sui lati, apposta per poter fare una posa a giunto unito, diciamo, quindi con Quindi due rettificato linee. vuol dire che la mattonella è tagliata in maniera Sì, perfettamente si squadrata, vede bene per cui è anche possibile montarla senza a troppe fughe, piedi. quindi con un effetto, diciamo, anche meno rustico, un po' Diciamo, più sì, urbano, elegante, sì, un po' più diciamo. elegante. Era poi quello che veniva utilizzato nei palazzi, nei castelli di tutta Italia. Viene dato prelevigato e poi la stuccatura spesso la facciamo col cacio-pesto, quindi con la polvere del mattone stesso, quindi il colore resta morbido. Noi non usiamo Non si quasi mai, vedono forti contrasti. infatti. Sì. E anche questo ovviamente contribuisce poi all'eleganza del risultato finale, no? Sicuramente. E per quanto riguarda ad esempio i tempi, questa è un'altra cosa che mi. Un altro luogo comune, no? Che spesso sentiamo dire che magari è un pavimento che va ordinato, bisogna aspettare molto tempo. In genere noi soddisfiamo le richieste di pavimenti fatti su disegno dall'architetto in 30 giorni. Ok, quindi addirittura un pavimento su misura in 30 giorni. Considerando che anche se andiamo ad ordinare un abito per farlo su misura, i giorni che sono necessari sono molti di più, il pavimento in cotto, tutto sommato, oltre che essere una buona soluzione, è anche una soluzione rapida da ottenere.